Adesso andiamo negli Stati Uniti, il nostro Stefano Salimbeni ci racconta la storia di Carlo, che è un compositore, drammaturgo e responsabile di un ponte levatoio molto importante per quella zona. Sentite. Una volta c'era il guardiano del faro, te lo ricorda? Lei è il guardiano del ponte? No, io sono il bridge master qua, sono il responsabile, guardiano del ponte. Sono il guardiano, oh bravo, bravo. Questo qua è il più vecchio ponte d'America operante. In questo momento noi siamo su un'isola. Una volta il canale non era aperto, facevano tutto il giro, ci voleva un'ora e mezza per girare intorno a quest'isola. Però dal 1907 hanno messo questo ponte che si chiama Blim Bridge. Passano dalle 200 alle 400 barche in un giorno d'estate e apriamo il ponte 50-60 volte al giorno. D'inverno può anche dormire il ponte e può dormire anche l'operatore perché passano pochissime barche. Lei è il responsabile di questo, di questa operazione? Sì, sono il più vecchio guardiano del faro e sono il responsabile. Infatti adesso c'è mio figlio. Guardiano del faro, del ponte. Ah, scusa, il guardiano del faro. Era un cantante italiano. Come l'ha trovato questo lavoro? Questo lavoro è qui d'estate, facciamo le feste sulla via principale, no? E io amo la musica, suono, ho un gruppo. E quindi il sindaco mi ha detto alla fine, mi ha detto Carlo, stiamo cercando disperatamente un bravo operatore, diciamo, del ponte mobile. E ho fatto il training, tutto quanto, e su 12 persone sono stato l'unico che è stato preso. E non lo lascerò mai più. Il vecchio operatore che ho sostituito io aveva 88 anni, ma io voglio continuare fino a 100 anni qua, perché chi mi ammazza? Spiegate adesso che mi hanno fatto, diciamo, responsabile del ponte, ho 5 ragazzi che lavorano qui con me. Quindi lei il polso del traffico, diciamo, da diporto. Sì. Perché è quello che passa qui, sì, no? Sì. Ce l'ha proprio a vista. Sì, sì. Quest'anno quanto è calato? Col fatto del Covid? Ma guarda, ti devo dire che sono preoccupato. Ma non è calato quasi per niente. Beh, però finché stanno in barca, cioè non si contagiano. Ma io vedo che sono 4, 5, 6, 7, 8 persone su una barca senza mascherina. E chissà da dove vengono queste persone, perché a volte può essere una famiglia e a volte possono essere persone diverse. E quindi c'è da preoccuparsi. Difatti si vede ultimamente cosa sta succedendo qui negli Stati Uniti. Quanto è cambiata la vita in genere qui in paese col Covid? Col Covid, amici miei, hanno i ristoranti, prima vendevano di più, la gente arrivava, adesso la gente è a corto di soldi, molti non hanno perso il lavoro, prendono la disoccupazione, no? Però non è la stessa cosa. Sono i dosamata, la ricetta che si è inventato, caffè sicile panzanna. Questa comunità è molto italiana, no? Molto. Qui c'è il 26% degli italoamericani, perché questo è il più vecchio paese dei pescatori, è stato fondato nel 1623. La maggior parte dei pescatori che sono qui, degli italiani, venivano da Terrasini, ex Favarotta, no? Brasile da Int e via su caffè. Bravo! Sono nato a Gravina in Puglia e quando ero bambino mi hanno portato a Genova. E poi da Genova a 24 anni me ne sono andato a Roma. Teatro di Trastevere, teatro d'avanguardia, la scuola di recitazione. Però ho incominciato alla grande, perché ho incominciato col Teatro Eliseo di Roma. D'inverno facevo teatro e d'estate facevo l'animatore, no? E ho scritto 37 canzoni. E canterei e durlerei fino a farmi sentire. E canterei all'amore mio fino a farmi sentire. Ti canterei mille canzoni d'amore. Lei scrive anche per il teatro, giusto? Ho scritto per il teatro e poi ho cambiato, perché con teatro non guadagni una lira. Invece adesso sto sviluppando delle sceneggiature per film e ti dirò che tra le 5 sceneggiature che sto scrivendo, 2 sono in contatto con 2 persone importanti. Amore, amore, amore mio, ti ho presa con l'amore. Senta, l'arte la sta coltivando, sì, anche sì, perché la sto coltivando. Questo lavoro le lascia anche del tempo. Molto, molto. Puoi scrivere, puoi leggere. Chiamo i miei colleghi, i miei amici, gli attori. Quanto lo aiuta guardare il mare? Molto, molto, è poetico, molto poetico. D'inverno specialmente. D'estate c'è movimento, ma d'inverno che non passa un'anima. Che bello.
Allora, grazie a Stefano Salimbeni. Adesso...